Ma la Milano con i piedi per terra, che pensa al futuro, può mai perdere tempo dietro scheletri che ballano, a fantasmi, alle streghe che svolazzano sui tetti? Ebbene sì, sorpresa, anche Milano ha il suo lato oscuro. Il Giro di Milano in 80 misteri di Giuseppe Tesorio, pubblicato da Meraviglie Editore, un volume riccamente illustrato con 8 passeggiate e 80 misteri, un'insolita guida sulle tracce di leggende, segreti, fake news di altri secoli. In fondo questo libro mi è venuto spontaneo. Sono 34 anni che collaboro con il Corriere della Sera, con la rubrica settimanale del venerdì Spiccioli Meneghini, nella quale raccolgo visioni e suggestioni di Milano, storiche, artistiche, curiosità, dettagli. Chissà come, ma davanti a tante storie da scegliere, mi è venuto in mente il romanzo di Jules Verne, Il giro del mondo in 80 giorni. Ho immaginato, negli anni 20 del 2000, due milanesi intenti a fare ancora i loro quaterpass in galleria e a discutere se Milano abbia o meno così tanti misteri nascosti. Scommettiamo che in solo 8 passeggiate e partendo sempre da quello scrigno d'arte che è Piazza dei Mercanti, si riescono a trovare i segni di 80 misteri. Ma no, scommettiamo. Ma forse è soltanto un'imperdibile occasione per passeggiare con calma nella città. In fondo la città narra. Bisogna saperla solo ascoltare, bisogna soltanto guardare i dettagli, i particolari. Così si annodano il presente, il passato e il futuro. Il libro è suddiviso in 8 capitoli, che praticamente sono 8 giornate, 8 passeggiate, 8 itinerari. In ognuno degli 8 itinerari si cercano i segni di 10 misteri, di 10 segreti, di 10 enigmi legati al passato della città. E questi sono nascosti in chiese, in palazzi, in vie, in ogni angolo della città. Quindi 8 passeggiate e 10 misteri per ogni passeggiata, 80 misteri in tutto. La prima giornata è praticamente un omaggio a Leonardo da Vinci. Infatti si intitola Quattro passi in compagnia di Leonardo. È l'itinerario che faceva quasi tutte le mattine per recarsi in Santa Maria delle Grazie per ultimare il suo cenacolo. Partiva da Piazza dei Mercanti, Piazza Cordusio, Via Meravigli, Corso Magenta e arrivava a Santa Maria delle Grazie. Nelle altre passeggiate incontriamo i fantasmi del Castello Sforzesco e sentiamo ancora i lamenti provenire dalla Torre della Santa Inquisizione, al Carrobbio. Vediamo le streghe volare sui tetti e i diavoli uscire dai loro palazzi. Ma vediamo anche gli angeli e le superbe basiliche come Sant'Eustorgio che si estende tra i due parchi in zona di Porta Ticinese e i draghi sul Duomo. L'ultima nostra passeggiata attraversa la città del futuro, quella fatta dai nuovi grattacieli, ma anche su questo itinerario riusciamo a trovare 10 misteri e una piccola chicca del Rinascimento, la Conca dell'Incoronata di Leonardo da Vinci. Ancora una volta, per l'ultima volta, un omaggio a Leonardo da Vinci. La chiamano la colonna del diavolo, accanto alla basilica di Sant'Ambrogio. Ma chi ha fatto i due buchi nella colonna? Ma il diavolo in persona, quel caprone di un Satana, inferocito per non essere riuscito a sedurre Ambrogio, si scaglia con le corna contro il santo, ma sbaglia mira e c'entra in pieno la colonna. Situazione poco dignitosa per un diavolo, quindi scivola dentro la colonna, passando proprio per i due buchi fatti con le corna. In questo modo il passaggio con l'inferno era più che sicuro. Passato, presente, futuro, è la Milano di sempre bellezza, con i diavoli e le streghe, spiccioli di città che fanno di una città la tua città da amare.